Ciao a tutti amici di Android Geek, eccoci qui finalmente a recensire Huawei Ascend Y300, smartphone che abbiamo stressato intensamente per circa 10 giorni, anche per testare al meglio la batteria. Si tratta, come sapete già, di un prodotto entry level, costa ufficialmente 129 euro, ma è facilmente reperibile di questi tempi anche a 99, prezzo medio, ma anche presso qualche altro negozio. Si tratta di un prodotto interessante, rivolto principalmente a quelle persone che per la prima volta si approcciano con il mondo Android o anche chi semplicemente sta cercando un secondo smartphone affidabile, dalle buone caratteristiche e che non sia troppo costoso. Esteticamente è carino, forse non troppo originale nel design, però è tutto sommato piacevole. Questa versione nera, c'è anche la versione bianca, a mio avviso più elegante. Le dimensioni sono di 124.5, 63.8, 11.2 di spessore, 130 grammi il peso. Sì, praticamente lo spessore è un pochino superiore rispetto alla media attuale degli smartphone, però devo dire che è comunque molto piacevole da utilizzare, perché comunque risulta essere molto pratico, appunto maneggevole. La cover posteriore che è zigrinata e leggermente gommata restituisce un ottimo grip, quindi comunque si riesce a fare un po' tutto con una sola mano, quindi non è affatto male. La costruzione è completamente in plastica, anche qui però abbiamo dei buoni materiali, diciamo, in plastica, non è plastica troppo economica. È molto ben assemblata, quindi dà anche una sensazione di buonissima solidità. Guardiamo un pochino meglio, vediamo come abbiamo la porta micro USB, abbiamo una fessurina per installare la cover posteriore, microfono, bilanciere del volume, jack a 3,5 e pulsante per accendere e spegnere. Sul retro abbiamo un altoparlante ovviamente posteriore, una fotocamera da 5 megapixel con flash LED e anche autofocus. E questa a mio avviso non va sottovalutata, soprattutto se considerate in questa fascia spesso e volentieri o manca il flash o manca l'autofocus. Qui abbiamo invece tutte e due. Come abbiamo anche una camera VGA che ci permette di effettuare videochiamate VoIP con i vari Skype, Viber, Hangout, insomma le varie applicazioni Play Store. Altoparlante anteriore, abbiamo tutti i sensori, quindi sia quelli di prossimità sia quelli di luminosità e anche il LED di stato. In basso abbiamo i tasti back, home e menu in formato soft touch, tutte e tre si retroilluminano, tutte e tre supportano la vibrazione. Lo schermo è un 4 pollici con risoluzione 800x480 pixel, densità di pixel pari a 233, una buona definizione, diciamo una definizione standard per un 4 pollici odierno. Tecnologia IPS, quindi abbiamo buoni angoli di visuale, anche se qualche volta tende un pochino a riflettere, anche ovviamente dovete sempre tenere conto che sì, è un IPS, però non di ultimissima generazione. Comunque buoni angoli visuale e buona luminosità. Adesso io ho la luminosità settata in automatico, però vedete com'è, è abbastanza luminoso. Io setto sempre la luminosità automatica anche per sfruttare al meglio il sensore di luminosità e gestire al meglio i consumi dello schermo. Poi dal punto di vista dell'hardware abbiamo un buonissimo hardware, almeno per gli smartphone da 100 euro, sicuramente è superiore rispetto a molti device che costano 99 euro, 130 euro. Qui abbiamo un chipset Qualcomm Snapdragon S4 Play 8225, ovvero una soluzione molto interessante con un processore dual core di tipo Cortex A5 a 1 GHz e GPU Adreno 203. Devo dire che si comporta molto bene, un po' tutto si riesce a far girare in modo scattante, sia l'uso quotidiano, proprio l'uso tipico del sistema, sia proprio le applicazioni in sé, un po' tutto gira bene. Forse l'unico limite è un po' la RAM, cioè abbiamo soltanto 512 MB di RAM, che in realtà è la norma in questa fascia di prezzo. Qualche volta, ecco, in abbinamento con Jelly Bean un pochino si sentono dei limiti, ovvero qualche volta vi dovete comunque aspettare qualche rallentamento, oppure ecco, usciamo da un'applicazione pesante, che è un gioco pesante, qualche volta tende a refreshare un pochino la home, però tutto sommato poi basterà magari un pochino chiudere l'applicazione e tornerà ad essere abbastanza scattante. Comunque, ripeto, un hardware mediamente superiore rispetto agli altri smartphone che troviamo su questa fascia. Altra cosa molto interessante è la gestione della memoria. È la prima volta che vedo un dispositivo Android successivo al 4.0 con questa gestione della memoria. Cosa intendo? Intendo allora che innanzitutto la memoria interna è chiaramente a 4 GB, 2.21 per installare applicazioni. Abbiamo la possibilità di espandere il tutto con microSD, ma la cosa particolare è il fatto che noi possiamo decidere
Proprio quale deve essere lo storage predefinito, quindi se deve essere la memoria interna oppure la memoria SD. Se noi mettiamo la memoria SD, praticamente tutte le applicazioni che scaricheremo dal market potranno essere proprio installate sulla SD, quindi direttamente. Quindi non si tratta di poter spostare applicazioni che noi abbiamo sulla memoria interna e spostare appunto sulla micro SD. Qui abbiamo proprio la possibilità di farle installare direttamente sulla micro SD. Quindi è un vantaggio di non poco conto, soprattutto considerando che di questi tempi anche smartphone di 250 euro molto spesso diciamo che soffrono il fatto che hanno una memoria interna molto piccola e non possono installare tante applicazioni. Qui invece abbiamo eventualmente la possibilità di installare tutto sulla SD. Ovviamente una parte sarà sempre installata sulla memoria interna, però giusto pochi megabyte. La maggior parte, diciamo, il grosso sarà sempre sulla memoria esterna. Questo sempre se noi settiamo come storage predefinito SD. Vi faccio vedere un esempio. Io vi dico subito che ho installato sulla SD giochi come Need for Speed Most Wanted, che ad esempio è da 2,5 GB. Real Racing 3 ha una dimensione di 2 GB. Ovviamente era assolutamente impensabile installarli sulla memoria interna. Di fatto mi dicevano proprio che era troppo poca memoria interna, non potevano essere installati. Mettendo, diciamo, il tutto su micro SD si installano tranquillamente e funzionano veramente molto bene. Parliamo adesso di software, ricordando che a bordo abbiamo Jelly Bean versione 4.1.1 con interfaccia Emotion UI 1.0. Difatti la stessa interfaccia che abbiamo visto sul P6, anche se lì avevamo una versione più evoluta, la 1.6. Qui abbiamo la 1.0, però devo dire che le caratteristiche di base sono praticamente identiche. Quindi abbiamo il menu delle impostazioni che è suddiviso in due categorie, generali e tutte. Abbiamo l'interfaccia della home che è priva del menu di drawer, quindi abbiamo le applicazioni widget tutte mischiate tra loro. Per esempio, per disinstallare un'applicazione basta trascinare direttamente nel cestino. Abbiamo la stessa identica possibilità di personalizzare, quindi basta toccare lo schermo per qualche attimo oppure toccare il tasto menu. Quindi possiamo inserire sfondi, effetti transizione, vari widget. Quindi ad esempio qui abbiamo tutte le schermate della nostra home, qui vari widget, basterà trascinare uno di questi widget sulla home per poterli appunto inserire. Possibilità di aumentare il numero di schermate fino a un massimo di 9. Abbiamo la possibilità dei temi, quindi possiamo cambiare lo stile del carattere, delle icone, lock screen e altre cose. Diciamo che di base ne abbiamo soltanto 5, però se andiamo sul sito cinese di Huawei sarà possibile scaricare altri temi e quindi installarli manualmente, un po' proprio come avveniva col P6. Altra cosa molto carina è il Mi Widget, ovvero questa sorta di muro che noi possiamo costruire proprio con tanti widget, come meglio ci piace. Ad esempio possiamo anche settare due widget meteo, magari per due città differenti, magari inserire 4-5 contatti che più velocemente vogliamo richiamare e via dicendo. Quindi molto simpatico, quindi un'interfaccia molto semplice, intuitiva, che si presta molto alla personalizzazione. Detto questo, adesso vediamo un po' quelle che sono le applicazioni preinstallate. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo la radio FM, l'applicazione DLNA che ci permette di sciare contenuti multimediali con TV abilitate. Attenzione, ovviamente non è il mirroring, semplicemente possiamo condividere i contenuti multimediali che abbiamo sul telefono con le TV abilitate. Abbiamo ovviamente il registratore, le note praticamente sono molto carine come stile grafico. Abbiamo, vedete, la tastiera di Huawei, che può essere sia QWERTY sia T9. Devo dire che è abbastanza performante. Adesso non sto proprio nella miglior posizione per interagire, però vi dico che funziona molto bene, abbastanza veloce, non ci sono lag di vario genere. C'è anche la tastiera Google, quella tipica di Android, è più veloce rispetto a quella di Huawei, però su questo device ho preferito questa di Huawei proprio perché ha tasti un pochino più grandi. Poi abbiamo ovviamente la torcia, abbiamo un'applicazione per gestire i file, quindi File Manager. App Installer di fatto è l'applicazione che ci permette di installare APK esterni al market. L'applicazione musica, così come abbiamo
il Play Music, quindi due applicazioni di musica. Già che ci siamo, proprio ascoltiamo magari una canzone per sentire un po' la qualità di questo Y300, sì. Quindi come qualità è buona, diciamo che è nella media, non è esaltante, però devo dire che è piuttosto soddisfacente. Diciamo tutto il reparto audio, il reparto telefonico è nella media, soddisfacente. Forse ecco, per quanto riguarda il volume, nel caso di alcune canzoni tende ad essere un pochino cupo, però ripeto, niente di chissà che cosa, diciamo a mio avviso è buono. Con le cuffie diciamo che è ottimo. Per quanto riguarda invece le conversazioni, quindi le chiamate normali, devo dire che si sente molto bene. Anche qui il volume è abbastanza alto, diciamo un po' tutto nella media. Devo aprire comunque una piccola parentesi, però importante, sulla ricezione, perché mi è stato fatto notare in rete che diverse persone hanno avuto dei problemi in questo smartphone, perché hanno riscontrato dei problemi in rete. Infatti sembra che in alcuni frangenti potremmo anche risultare, diciamo, irreperibili a chiamate di amici. Io quello che posso dire è questo: 10-12 giorni che sto utilizzando il device non mi sembra di aver avuto particolari problemi, anzi nessun problema. Io ho testato per circa una settimana il device con una SIM Vodafone. Questi ultimi giorni ho stato utilizzando una SIM 3, non mi sembra di essere risultato, diciamo così, irreperibile ad amici. Quindi nel mio caso pare che è tutto ok. Poi ecco, non so nemmeno se magari poteva essere un problema vecchio, che magari è stato già risolto col passare del tempo, oppure magari se era un problema che era più che altro riscontrato su device brandizzati, perché io poi indagando un pochino sono andato a vedere, ho notato che molte persone che avevano questo problema avevano la versione brandizzata Wind. Qui invece abbiamo il modello non brand e io dico che non c'è nessun problema. Poi, ripeto, se magari dopo la video recensione, dopo qualche giorno, emerge questa piccola noia, non so. Però, fino adesso, nessun problema. Detto questo, quindi passiamo ad analizzare la fotocamera. Vediamo un po' dov'è. Eccola qui. Applicazione fotocamera che è un pochino scarna. Ci permette di impostare un pochino le tipiche cose, massimo risoluzione 5 megapixel, possiamo impostare comunque la compressione delle immagini, i livelli di ISO fino a 800 e qualche altra cosina, scusate, varie scene e via dicendo. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di filmare, di registrare i filmati, però massimo 640x480, quindi diciamo che non è altissimo. Diciamo che questo chipset è discreto. Ha una scheda con potenza, buona potenza soprattutto per questa fascia, però non eccelle per quanto riguarda la gestione della multimedialità, dei flussi video. Diciamo che non potete gestire né in riproduzione né in registrazione i 720p, quindi massimo 480p. Vabbè, vediamo un po' le foto scattate. Non sono male. Le macro vengono abbastanza bene, sempre questa, vedete? Anche piuttosto dettagliata, ma questa è un po' brutta come foto, vedete? Questa è una foto scattata, non dico al buio, però quasi, quindi con condizioni di luce abbastanza basse, e ho utilizzato il flash. Vedete come comunque tutto sommato si riescono a fare delle buone foto. Vi faccio vedere anche un video, prende questo. Video girato, ripeto, a 640x480 pixel, vedete comunque la qualità almeno sullo smartphone è buona, i colori sono molto belli ed è anche fluido. Ovviamente poi, ripeto, non vi dovete aspettare una super multimedialità, perché poi appunto se poi andate a rivedere questi filmati su una TV o odierna, oppure un monitor che sono tutti quanti ormai full HD, è chiaro che rivedere un filmato 640x480 su un display nativo full HD non è il massimo, però devo dire che si difende abbastanza bene, almeno riguardarlo sullo smartphone è abbastanza piacevole. Passiamo quindi a vedere la navigazione web. Apriamo il browser di stock, siamo già sul Corriere dello Sport.
Vedete come la fluidità è buona, abbiamo un buonissimo scrolling e gesture come doppio tap oppure multitouch, quindi pinch to zoom, diciamo, sono recepite in maniera praticamente perfetta. Anche la rotazione non è affatto male, vedete, comunque è abbastanza reattiva. Proviamo ad aprire magari anche un sito web alternativo, magari quindi mostriamo la gestione di due tab, andiamo sul sito del centro. Non so perché ogni volta che devo digitare un indirizzo sul browser di stock mi esce la tastiera T9. Vediamo un po', andiamo sul centro. Attimini di pazienza, eccolo qui. Sta caricando, però vedete già la fluidità è comunque buona. Infatti, una cosa che mi ha stupito è proprio la fluidità. Non abbiamo lag, non ci sono assolutamente lag. All'India sì, magari ci mette un pochino a caricare, ma quello poi dipende anche dalla connessione. E proprio il resto, vedete, anche il focalizzare i caratteri fa pure abbastanza rapidamente. Anche qui vedete, abbastanza reattivo. Insomma, la navigazione web di buonissimo livello, a mio avviso. Passiamo da una schermata all'altra, non ci sono più di tanto, diciamo, ricaricamenti. Vabbè, in questo caso sì, però diciamo, mettiamo in conto che siamo di fronte a un prodotto di fascia entry-level che comunque si comporta veramente molto bene, forse meglio rispetto a molti altri device, anche di fascia un pochino più alta. Quindi vabbè, per chiudere i vari tab basterà trascinare il tutto al di fuori dello schermo. Adesso passiamo a vedere come si comporta il device in ambito ludico. Ecco, vedete come qualche volta tende un pochino a refreshare la home, come avevo già detto in precedenza, però insomma niente di chissà che cosa. Poi basterà chiudere qualche applicazione e tornerà a essere abbastanza scattante. Andiamo appunto a vedere come si comporta in ambito ludico. Vi faccio vedere prima un esempio, sempre per tornare al discorso della memoria di prima. Lanciamo Need for Speed Most Wanted. Attualmente sta impostato la memoria interna come memoria predefinita. Vediamo un secondo, vedrete come ci dice che la memoria è insufficiente. Lui cercherà poi di scaricare il gioco nella memoria interna, però è insufficiente, quindi usciamo. Io il gioco l'ho installato sulla memoria appunto esterna, quindi quello che dobbiamo fare è proprio andare su memoria, quindi selezionare la scheda SD, tempo diciamo qualche attimo per poter diciamo fare il passaggio. Ovviamente dovete sempre tenere conto che se fate questa cosa dovrete un po' in base alla situazione tornare in modalità memoria interna oppure in modalità esterna, insomma, in base alla situazione, perché ci potrebbero anche essere delle applicazioni che avete installato sulla memoria interna e che non funzioneranno correttamente se voi avete la memoria esterna come storage, diciamo, predefinito. Quindi comunque è sempre un po' dipende proprio dal caso vostro, insomma, se dovete giocare, ecco, magari mettete memoria esterna, se per uso normale memoria interna. Vediamo in qualche attimo, vedete un pochino ci mette, però è anche normale. Anche qui deve un pochino refreshare il tutto, all'inizio magari non sarà fluidissimo, poi comunque si riprende abbastanza. Magari chiudiamo un po' tutte le applicazioni tra Need for Speed. Ok. E come per magia diciamo che funzionerà perfettamente. Diciamo un po', attendiamo un secondo perché magari è il gioco che ci mette un pochino a caricare. Ecco qui.
Non ti meni pazienza, che ovviamente è un po' un gioco abbastanza pesante, quindi comunque ha caricamenti un pochino lunghi, però devo dire che poi gira tutto molto bene. Tra poco lo vedrete comunque. Vabbè, usciamo, comunque vedete com'è appunto anche un gioco come Need for Speed Most Wanted, che è abbastanza pesante, gira tranquillamente su questo device. E così devo dire come tanti altri giochi, anche gli stessi, lo stesso esempio Real Racing 3 funziona veramente molto bene, un po' tutti quelli installati funzionano bene, anche Riptide GP2. Quindi un prodotto che nonostante magari non abbia una GPU diciamo recentissima riesce comunque a essere molto buona, anche perché poi deve gestire la risoluzione 800x480 pixel. In questo caso evidentemente l'Adreno 203 e il Cortex A5 Dual Core riescono ad essere ancora una buona accoppiata. In ultimo vi parlo dell'autonomia. È molto buona anche perché abbiamo una capacità della batteria da 2020 mAh, anche con un uso molto intenso si riesce tranquillamente ad arrivare a sera, quindi con tanti servizi attivi che sono Facebook, Twitter. Io ho fatto molto uso di Hangout ad esempio in questi giorni. Ovviamente Facebook e Twitter ce li ho sempre attivi, sincronizzati attraverso questo widget, quindi scarica continuamente, diciamo, news, insomma, da Facebook e Twitter. Ovviamente tutti i servizi Google, Gmail, cioè un po' tutto, e si riesce tranquillamente ad arrivare a fine giornata con un uso molto intenso, ma anche di più, direi anche quasi una giornata e mezza. Io addirittura ho fatto per diversi giorni un uso intensissimo, anche utilizzando questo device come modem, quindi modalità tethering. E reggeva veramente bene, quindi con un uso normale probabilmente riuscite anche ad arrivare a un giorno e mezzo. Arriviamo dunque a tirare la conclusione su questo Huawei Ascend Y300, che si è rivelato essere un ottimo smartphone, probabilmente il miglior prodotto Android della fascia entry level, attualmente acquistabile sul mercato. E quindi niente, se state cercando un device da buone caratteristiche per iniziare la vostra prima esperienza Android, questo Y300 è assolutamente consigliabile, così come è consigliabile anche a chi sta cercando un secondo smartphone da affiancare a uno che già utilizza. Diciamo che quindi è un prodotto che lascia soddisfazione sia nel caso lo vogliate utilizzare come prodotto principale per iniziare appunto la vostra prima esperienza Android, sia se volete comunque un prodotto valido da utilizzare come muletto. E con questo è tutto, io vi rimando alla prossima, un saluto da Matteo di Android Geek, ciao ciao!